Ciao di nuovo a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi vi propongo questa pochette all'uncinetto con fettuccia, vedete? Molto molto semplice da fare. Non so se riuscite a vedere il punto, è una maglia bassa in costa e una maglia rasata. Quindi, insomma, è molto semplice la realizzazione, scusate. Allora, il fondo, vedete, è un fondo abbastanza piccolo, diciamo, vedete, proprio da pochette, insomma. E non è proprio piccola, vedete, questa è la mia mano, entrambe le mani, quindi insomma non è proprio piccola. Io poi alla fine, voi sapete, io faccio prima il video e poi l'anteprima, perché ovviamente vado a realizzare insieme a voi la pochette. Non sapevo come decorare, alla fine ho deciso di fare un fiocco e ho messo questa piccola decorazione che poi ho fatto anche un video, un tutorial, insomma, su questi fiori, come orecchini, come decorazioni, come volete un po'. Allora io ho messo, vedete, una chiusura di questa che è quella da cucire. Io la incollo prima un pochino e poi dopo la vado a rinforzare cucendola, quindi insomma è bella forte, insomma come ho fatto questo tipo di manico, quindi da polso. E che cosa uso per fare questa pochette? Allora, ho usato questo tipo, vedete, di fettuccia glitterata, era proprio una bella tinta di fucsia, di amaranto, diciamo così, glitterata, e l'ho tagliata a metà. Infatti poi l'ho lavorata con questo uncinetto che è 5,5. Non so se dalla camera si vede, penso di sì. E quindi magari usare delle fettucce che non siano troppo spesse. Avrei potuto anche usare questa, vi dico la verità, però per me, vedete, questo spessore qua già è troppo quando devo lavorare delle borse, perché devono venire leggere a mio parere. Quindi insomma fate anche voi lo stesso, che vi troverete bene, specie se le dovete regalare o vendere. La miglior cosa, insomma, è fare delle borse leggere. E niente, io spero che anche questo video vi piaccia, ne potete ovviamente usufruire per i vostri progetti. E adesso passiamo al tutorial. Allora, con la fettuccia che abbiamo a disposizione, facciamo delle catenelle che equivalgono più o meno a 20 centimetri. Vedete, arrivate fino a 20 centimetri. Non vi dico quante catenelle ho fatto io, perché è inutile, dipende dalla fettuccia che avete, ok? Arrivati a questo punto, vedete, facciamo un'altra catenella per girare ovviamente e giriamo subito dopo, prendendo un solo anello ovviamente. Andiamo a fare delle maglie basse, così, in questa maniera qui. Vedete? Semplice, semplice. Quindi proseguite fino in fondo e poi giriamo insieme. Allora, arrivate, vedete, nell'ultimo punto, ci giriamo in questa maniera qui, entriamo, prendiamo e lavoriamo, vedete, ci giriamo proprio, vedete? E andiamo a lavorare nel nostro angolino qua, 3 maglie basse, quindi lavoreremo 3 maglie basse nell'ultimo punto. Proseguiamo ovviamente e lavoriamo delle maglie basse nel prossimo, vedete? Quindi nei prossimi punti andiamo a lavorare sempre una maglia bassa. Un consiglio: non tirate troppo quando fate i punti, perché altrimenti la fettuccia dopo tira. Vedete? Dovete trovarvi così. Quindi arrivate sempre fino in fondo e poi ovviamente continuiamo insieme. A questo punto, vedete, noi siamo arrivati nell'ultimo punto, quindi entriamo e, come abbiamo fatto di là, andiamo a lavorare 3 maglie basse nello stesso punto. Ed eccoci qua, vedete? Ed ecco che abbiamo completato, come potete vedere, il piccolo fondo che dobbiamo fare della nostra pochette. Ora, noi a questo punto, praticamente ogni volta che arriveremo al punto dove siamo adesso, praticamente avremo il nostro punto di riferimento dove finisce il giro. Quindi andiamo a mettere, scusate, non me la sono preparata, uno spillino, proprio perché noi dobbiamo ricordarci dove insomma termina il nostro giro. Quindi qui ovviamente termina il nostro giro. Entriamo nel prossimo punto, vedete, vi faccio vedere, prendendo un solo anello, vedete? Così facciamo il nostro punto. Ovviamente, vedete, in questo, prima di quello che abbiamo fatto, mettiamo il nostro segno.
Quindi vuol dire che ogni volta che arriviamo dove c'è lo spillino abbiamo completato un giro della borsa. Ok? Semplice, veramente semplice. Allora adesso proseguiamo facendo un giro di maglia fino ad arrivare allo spillino in questa maniera qui. Maglia bassa in coste. Quindi prenderemo, vedete, un solo anello e in questa maniera qui. Vedete? La borsa già inizia a fare il bordino ovviamente di salita. Ecco qua. Quindi proseguite così fino ad arrivare dove c'è lo spillino. Allora, arrivati, vedete, io sono arrivata, quindi ho completato il mio giro, tolgo ovviamente lo spillino e vado a fare dove ho messo lo spillino, dove ho tolto lo spillino, scusate, un altro punto a maglia bassa in coste, ok? Rimetto ovviamente lo spillino dopo aver lavorato il punto e qui inizio ad alternare maglia rasata e punto basso a coste. Allora, la maglia rasata. Allora, quindi io ho iniziato qui, giusto nel centro. Ora qui andrò a fare una maglia rasata. E la maglia rasata, vedete, si entra al centro della V. Allora, vi voglio far vedere bene questa cosa. Qui c'è il nostro punto basso in coste, ok? Noi entreremo qui, vedete, nella V, qui al centro. Quindi andiamo ed entriamo al centro e lavoriamo il nostro punto basso. Ed ecco qua. Nel prossimo una maglia bassa a coste prendendo un solo anello. Nel prossimo una maglia rasata, quindi entrando, vedete, nella V. Nel prossimo un punto basso a coste. E nel prossimo una maglia rasata. Questo è proprio il nome di questo tipo di punto. Allora, scusate, il mio cane, insomma, fa sempre pazzeria. Quindi continuate sempre facendo un punto maglia rasata e un punto basso a coste, un punto maglia, fino ad arrivare allo spillino e vi farò vedere come continuare. Allora, arrivati a questo punto, noi incontriamo lo spillino. Vedete, io qui ho fatto la maglia rasata, qui ho il mio punto basso a coste e qui ho la maglia rasata. Ora che devo fare? Farò il contrario, dove c'è la maglia rasata, non vado a fare una maglia rasata, ma una maglia bassa a coste. E così, insomma, farò per tutto il giro. Quindi tolgo questo e qui farò ovviamente la mia maglia rasata. Quindi entro al centro e farò la mia maglia rasata. Ok? Ora nel prossimo, dove ho la maglia rasata, farò una maglia bassa a coste. Dove ho, vedete, la maglia bassa, farò la maglia rasata. Così creeremo proprio una sorta di scalino, diciamo, che verrà, insomma, una cosa sfiziosa. Dove c'è quindi la mia maglia rasata, andrò a fare la maglia bassa a coste. Ed ecco qua, di nuovo, qui ho la mia maglia rasata, quindi ho fatto la maglia a coste. Nel prossimo ho la maglia bassa in coste, quindi andrò a fare la maglia rasata. Di nuovo, qui ho la maglia rasata e andrò a fare la maglia bassa in coste. Quindi sopra le maglie basse facciamo la maglia rasata, entrando sempre nel centro della V, e dove ho la maglia rasata farò la maglia bassa in coste. Ovviamente adesso non si vede già, ma vedrete che dopo vi verrà una sequenza molto carina così a discesa che creerà un effetto un pochino diverso dal solito. Quindi proseguite così, sempre facendo dove c'è la maglia bassa farete la maglia rasata e dove c'è la maglia rasata faremo la maglia bassa, dove c'è la maglia bassa faremo la maglia rasata, scusatemi, ok? Quindi continuate così e questo lo dovremo fare per un tot di giri. Adesso io non so per quanto più o meno possiamo salire la nostra pochette, credo che anche, insomma, più o meno, vediamo un po' per rendermi conto, così voi proseguite ovviamente, anche se potete
Io penso che 13-14 centimetri possa andare, o forse anche di meno. Non so, insomma, faccio un tot di giri e poi vi indico. Salite pure voi più o meno, perché anche questo dipende anche sempre dalla fettuccia, giustamente. Quindi proseguite e poi ci vediamo al termine dei giri. Allora, amiche, io sono arrivata ad un'altezza di 12 centimetri, vedete, perché questo è il fondino. Qui iniziamo il punto per salire. E io, come potete vedere, sono arrivata a un'altezza, vedete, di 12 centimetri. Ok? Quindi fate più o meno pure voi lo stesso. Ora, arrivati a questo punto, allora, io ho fatto il primo punto, vedete, ho tolto lo spillino. Continuiamo facendo un giro a maglia bassa in coste. Quindi faremo sempre lo stesso punto, arrivate a questa altezza. Vedete? Quindi andiamo a fare due giri. Quindi facciamo tutto il giro fino ad arrivare allo spillino, lo togliamo, lo rimettiamo e facciamo un altro giro sempre in questa maniera qui, a maglia bassa in coste. Vedete così? Prendendo praticamente una sola asolina. Quindi andiamo proprio al centro della nostra catena. Vedete? Questo dovrà essere, diciamo, il risultato. Quindi completate i due giri e poi ci rivediamo insieme. Allora, fatti i nostri due giri a maglia bassa in coste, ci ritroviamo, vedete, in questa maniera qui. Quindi vi dovete ritrovare queste due treccine. Ok? Ora, praticamente noi siamo così. Ok? Quindi dobbiamo lavorare questo punto qui e questo è il nostro centro, quindi il nostro finale. Che cosa facciamo? Andiamo a lavorare il punto prima di dove abbiamo lo spillo, vedete? Quello prima, a maglia bassa. Quindi prendiamo tutti e due gli anelli e lavoriamo una maglia bassa. Ok? E ci ritroviamo così. Ora lavoriamo 25 catenelle. Allora, le catenelle da lavorare qua dipende più o meno dal nostro polso, vi dirò. Quindi fatene un numero e poi provate, ovviamente. Io, insomma, so che più o meno con questa fettuccia 25 dovrebbero andare bene. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, 16, 17, 18, 19, 20. Ora fate le nostre 25 catenelle, mettete vedete, la treccia in maniera molto dritta, saltiamo dove abbiamo lo spillino, quindi non lo togliete proprio per marcare bene il centro e entriamo nel prossimo sempre a maglia bassa, vedete, e chiudiamo maglia bassa così. E quindi abbiamo fatto, vedete, il nostro manico per la borsa. Ora, da questo punto in poi andiamo leggermente a stringere la borsa, quindi andiamo a lavorare a maglia bassissima, quindi prendete una sola asola, quindi al centro, entrate e fate in questa maniera qui. Di nuovo, entrate e fate in questa maniera qui. Di nuovo, entrate in questa maniera qui. E fate così praticamente per tutto il giro, fino ad arrivare, ovviamente girate così fino ad arrivare qua, dove lavoreremo il nostro manico. Allora, arrivate, vedete, a questo punto. Voglio fare in modo che vediate bene. Dobbiamo salire, vedete, sul nostro manico. Quindi lavoriamo la nostra prima maglia prima di salire a maglia bassissima e saliamo praticamente, vedete, sulla nostra catenella del manico. Quindi entriamo, vedete, al centro e lavoriamo sempre maglie bassissime. Di nuovo, in questa maniera qui. E lavoriamo sempre delle maglie bassissime. È come se andassimo a prendere praticamente due asole. Vi voglio far vedere bene, vedete? Guardate in questa maniera qui. Praticamente
Perché se ne prendete una, quindi se prendete solo nel lato, il nostro manico verrà rettangolare. La differenza è solo ed esclusivamente questa. Potete anche farlo rettangolare se vi piace. In questa maniera qui invece verrà, vedete, tubolare. Io lo sto facendo tubolare, voi fate insomma come vi piace. Vedete, quindi entriamo così al centro, come se prendessimo due asole. Ok, quindi continuate fino a qui e poi vi faccio vedere come chiudere. Allora, siamo arrivate, vedete, nell'ultima, entriamo nell'ultima, chiudiamo a maglia bassissima ed entriamo, vedete, solo nella prima a maglia bassissima, così che abbiamo chiuso, e andiamo a chiudere il nostro punto. Come facciamo? Tagliamo il filo. Io ho fatto proprio un video che va a ricreare l'asola. Mettiamo il nostro ago, vedete, io uso questo in plastica perché è economico e ne escono anche due. Allora, entriamo, vedete, così, in questa maniera qui, vedete, attraverso i due prossimi, così, e entriamo in questo qua, in questa maniera qui. E abbiamo ricreato, ovviamente, vedete, la nostra asola. Ora, andiamo a infilare, ovviamente, a nascondere il nostro filone, il nostro ago. Tirate e nascondete, insomma, quanto più potete all'interno. Io poi lo fermo quando non c'è bisogno di foderare la nostra borsa, ovviamente lo fermo con un puntino di colla a caldo sotto al punto ultimo, diciamo, dove ho infilato. Quindi vado fin giù 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 giù, fin dove posso arrivare, ovviamente più giù possibile, e dopo lo blocco così. Quando non deve essere foderata, comunque vogliamo fare in modo che i punti cioè che la borsa all'interno venga bella pulita. Ok, ecco qua, dopo mi taglio, blocco qua e mi taglio il filo e non si vedrà più nulla. Ed ecco qua, vedete, abbiamo creato praticamente il nostro manico al laterale della borsa ed ecco la nostra pochettina che vi faccio vedere, ovviamente. Eccola qua, vedete quanto è carina? Quindi, poi potete decorare ovviamente la vostra borsa con dei decori. Io non saprei ancora come decorarla, vi dico la verità. Ho pensato di fare in questa maniera qui, però ancora non so. Ho creato, vedete, dei fiori che voi trovate anche su dei video che ho fatti. Non so se chiudere qua al centro. Ovviamente qui andrò a mettere una chiusura all'interno, quella che si cuce, la click-clack. Non so se l'avete mai vista, vi faccio vedere. Ci sono in vendita queste chiusure, le trovate anche sul mio sito web, ovviamente. Eccole qua, vedete? Sono proprio delle click-clack che si vanno a cucire. Quindi io le metterò al centro, giustamente, della pochette e vado a chiudermela, ok? Ci sono anche le altre, quelle che si incastrano, però queste sono più comode perché una volta cucite, dall'altro lato ovviamente non si vede niente, invece con le alette purtroppo insomma fuori esce l'aletta. Quindi io non lo so adesso come andrò a decorarla. Potete decorare con dei fiori così che potete trovare sempre sul mio sito, oppure vi faccio vedere un altro sistema. Prendete delle striscioline, prendete circa insomma un 3 metri di fettuccia, così vedete, andate a fare un bel fiocco tra le mani in questa maniera qui, molto molto semplice. Chiudete così come se fosse un fiocco, ovviamente ve lo stringete nelle mani in questa maniera qui e potete, vedete, nel lato della vostra pochette mettere un fiocco. Ovviamente tagliate i margini, vedete, tagliate qui e ovviamente più o meno alla stessa lunghezza anche qui, ed ecco qua che potete mettere un bel fiocchetto alla vostra pochette qua al centro. Non lo so, insomma, poi la decorazione personale della pochette, insomma, vi dico che il risultato è molto carino, anche il manico così, vedete, perché è comodo come pochette. Quindi niente, io spero che il video vi sia piaciuto e al prossimo tutorial.